Pietro Piccoli è un artista, un pittore, un operatore culturale che ha dedicato tutta la sua vita fino adesso vissuta all'arte, alla pittura. Questa mostra nasce in modo molto semplice, in un viaggio che ho fatto per inaugurare una mostra, uno show che si teneva a San Francisco, a Carmel, in California. Nacque l'idea di ripetere questa esperienza importante anche in Italia, in un posto importante. E attraverso la galleria Firme d'Autore di Lucia Rocca questo progetto si è realizzato, e il 4 di dicembre nel complesso della sagrestia e delle sale del Cenacolo di Vicolo Valdina del Parlamento italiano, appunto, si terrà questa mostra dove saranno presentate 29 opere di medio e grande formato, significative un po' dei miei anni di lavoro, presentata da Giancarlo Bonomo, e alla presenza delle autorità, delle riviste specializzate e di tutti quelli che nel campo dell'arte lavorano, sarà aperta al pubblico e tutti quanti ne potranno godere della visione. La luce delle mie opere è fondamentale, un po' io ho giocato sempre con la luce, ho cercato sempre di trasferire questa sensazione, questa voglia di scoprire la luce, al di là della luce cosa ci sia sulla tela. È importante, la mia pittura è una pittura giocata su questi fasci di luce, su queste sovrapposizioni, su questo gioco di trasparenze. È tutto giocato sulla luce, sulla frantumazione della luce, su questi spicchi, su questi fasci di luce che improvvisamente infuoca o il paesaggio o la natura morta o i canali, che sono poi i temi a cui io faccio riferimento nella mia pittura. E quindi la luce per me è stato anche un modo per riuscire a cercare una personalità nel mio modo di dipingere, che anche senza firmare un quadro si possa dire: ah, questo è un quadro di Pietro Piccoli. Le mie principali fonti di ispirazione sicuramente in questi ultimi anni sono state le isole e il mare, proprio perché ho giocato con questo binomio luce, acqua, canali. C'è stata quasi una scoperta casuale, ma che poi è stato un po' l'inizio di questo filone, della Sardegna e della Sicilia. Gli autori, diciamo, i personaggi importanti della mia vita ce ne sono stati diversi. Tra i più significativi sicuramente il mio professore, il mio maestro Vincenzo Cecchini, con il quale ho condiviso i momenti della gioventù più belli, le esperienze artistiche giovanili più belle. E poi gli amici Giancarlo Bonomo, un personaggio importante della storia dell'arte italiana internazionale, che tra l'altro presenterà questa mia ultima fatica di questa mostra a Roma al Parlamento italiano, e la gallerista Lucia Rocca, gallerista che mi ha dato tante soddisfazioni, e come persona e come professionista. E, anzi, questa è un'occasione pubblica per poterli ringraziare.